Ed eccoci qui al tutorial dell'Ulfedil Clan come streamare con Streamlabs OBS su Twitch, YouTube e Facebook. Prima ancora di avviare Streamlabs OBS, facciamo tasto destro sopra, andiamo sulle proprietà e lo mettiamo come amministratore. Così si dovrebbero già risolvere vari problemi, infatti di compatibilità o roba del genere. Dopo aver fatto questo, lo apriamo. Andiamo sulle impostazioni in basso a sinistra. Qui possiamo eliminare la cache e ripristinare il nostro Streamlabs in caso magari c'erano problemi di live o comunque si vuole partire da zero. Da qui si può fare tranquillamente facendo delete cache and restart. Quindi perderemo tutti i layout e tutto quanto, però potremmo ripartire da capo. Poi qui sotto abbiamo gli output che possiamo metterli come ci pare. Ci sta però una cosa molto utile, che eccolo, automatically record when streaming. Se noi lo clicchiamo mentre andiamo in live, lui ci farà automaticamente anche una registrazione di tutta la live e ce la salverà dove diremo noi. Tipo, io me lo metto qui, vado su output recording e qui metto il pattern che serve dove registrerà la live che voglio salvare. Poi, andando avanti, io lo levo perché non mi serve. Andiamo sullo stream. Qui dobbiamo inserire la chiave che ci darà Geom o Deft o chiunque altro per streamare. Allora, voi lo vedrete in un altro modo. Lo vedrete così, perché voi farete il login su Streamlabs con il vostro account di Twitch. Quindi, da qui voi dovete andare su Stream to Custom Ingest, ci clicchi. Selezioni il tipo di stream che è i servizi di streaming, come servizio restream perché Geom vi darà una chiave per fare il restream. Come server ci mettete l'auto detect e qui ci mettete la chiave di streaming, ok? Andiamo sull'audio, qui potete mettere tutti i vostri dispositivi, sia audio che video, per sentirvi, parlare, farvi vedere, eccetera. Qui come dispositivo audio per parlare ci ho messo il default, poi come microfono ci ho messo il microfono che uso ora per parlare, che sarebbe questo qui. Ci sta audio 1 e audio 2 perché possiamo dividere le tracce audio. Poi, andando avanti, qui c'è il video che è in canvas, in scala. Qui il canvas sarà la risoluzione che vedete voi qui sull'anteprima, invece lo scalato sarà la risoluzione che userete voi nello streaming. Cioè, se tu streami in 1920x1080, la live sarà in 1080p. Se invece la vuoi abbassare in 1280x720, potete streamare in 720p. Ok? Qui sotto poi ci mettete questo filtro, questo tipo di FPS e questa Ma valuta. quel numero poi sarà il default di streaming, ma poi l'utente può cambiarlo, può scalarlo in basso se non riesce a supportarlo. Poi andando più sotto qui potete mettere tutte le hotkeys per startare la streaming, per fermarla, per abilitare il recording, tutte cose utili in caso volete delle scorciatoie. Nelle avanzate lasciate tutto di default, non toccate niente. Poi qui potete importare i vostri overlay. Qui potete mettere il tema di notte, non notte o giorno, però non so se ora funzioni ancora. Io lo feci prima che mettessero sta cosa del Prime, quindi in caso fatemi sapere. Poi qui si può guardare Streamlabs OBS tramite lo Stream Deck, se mi ricordo bene, mettendo il vostro cellulare il QR code e dal cellulare potete usare Streamlabs. Poi qui questa non l'ho ancora usata e questo disabilitatelo se ce l'avete abilitato che non serve a niente. Allora, mo come faccio a capire in che qualità devo streamare, con quanti FPS eccetera? Molto semplice. Dovremmo andare su Google, dovremmo cercare Stream Encoding, poi vi troverete il primo che si chiama Twitch Streamers, Twitch Video Encoding, lo aprite. E qui vedremo delle cose molto interessanti. Qui ci sarà una guida su come streamare, con quanti bitrate, con quale controllo, eccetera. Poi
ovviamente più upload di connessione avete, più dettagliata la stream potrà essere. Come facciamo a capire quanto bitrate abbiamo, quanto upload? Semplicemente facciamo uno speed test tramite il speed test di Ookla, quello che uso io. Tanto aspettiamo lo speed test. Io ora farò una configurazione per 1080p 60fps, perché il mio bitrate è superiore ai 6000, quindi me lo posso permettere. Ora aspettiamo che qui finisce. Ok, in media io ho 15 megabits di upload e 35 in download. Quelli di download non ci servono, ci serve sapere quelli di upload. Quindi ora sono in megabit, quindi qui sono scritti però in kilobit, quindi dobbiamo fare una conversione. E come si fa la conversione? Dovrete moltiplicare il vostro valore che vi è uscito per 1000, e io in totale ho 15.000 kilobit, quindi il 1080p me lo posso più che permettere, ok? Però dobbiamo anche tenere un margine, perché non saremo gli unici che usano la connessione a casa, credo. Quindi lo moltiplichiamo per 0.7, e qui abbiamo il nostro margine che copre anche in caso altre persone scarichino o usino la connessione per guardare video, eccetera. Io ho 10.000 kilobit, che sarebbe più o meno il 20-30% di quello che avevo prima. Avendo questo dato posso dire a voglia se posso streamare il 1080p 60fps. Mi servono solo 6.000 kilobit. Però c'è anche un altro problema, che quello è: ho una scheda video buona? Ho un processore buono, eccetera. Io ora questo non mi metto a spiegarlo, però penso che tutti voi abbiate una scheda video Nvidia, quindi andremo con l'Nvidia NVENC Specs. Andiamo quindi su Streamlabs, sempre i settaggi. Andiamo in output e lo mettiamo advanced, ok? Mettiamo il metodo di output avanzato. Poi sul video mettiamo 1920x1080. In caso voi abbiate una risoluzione più alta, non vi consiglio di metterla, lasciate sempre 1920x1080 e anche sotto 1920x1080. Poi BSCUBIC, CommonOS, FPS Value e 60. Cosa faremo qui? Prima di tutto, tenendoci sempre la finestrella aperta per guardare, andiamo su streaming. L'audio track lo lasciamo a 1, l'encoder dovete mettere questo qui che leggete, poi questo lo dovete levare la spunta, perché sarà con la spunta l'Enforce Streaming Service Encoder Settings. Poi il rate control, da come c'è scritto qui, CBR, quindi lo mettiamo CBR. I bitrate io li ho lasciati standard a quello che mi scrive la Pro. Se vi sentite potete anche metterne 7000, però secondo me non è consigliata come cosa, volevo tenermi il più basso possibile. Poi intervalli di frame, 2 secondi, e qui si mettono 2 secondi. Il preset quality, qui c'è scritto, però quality, profilo alto, lasciatelo alto. Poi il look ahead, levatelo se è spuntato, lo psycho visual tuning lasciatelo. Come GPU 0 e max B frames, come scritto qui, 2. Qui in casa avete più GPU, penso, però a me era già scritto a 0. Avendo fatto tutto ciò, dovreste già essere quasi alla fine del lavoro. Cliccate su fatto, andate qui dove ci sta. Voi qui non vedrete nulla, vi dovete creare una nuova scena, chiamarla, non lo so come vi pare, che so, prova, e da qui vi dovete creare le sorgenti. Cosa vuol dire creare le sorgenti? Crearsi dove il nostro streaming prenderà la risorsa video da usare all'interno della stream. Quindi ci creiamo una nuova sorgente, mettiamo, essendo che dobbiamo streamare su Destiny, non potete usare il game capture perché non funziona, a meno che il gioco non è in finestra, ma dovete usare il display capture, quindi vi catturerà tutto lo schermo. Facciamo applica, aggiungila, io ce l'ho già, quindi però ve ne creo una nuova, la chiamate come vi pare e mettete il vostro display. Potete anche mettere se vi catturano il cursore a vostra preferenza, e facciamo applica.
E qui abbiamo il nostro schermo che ora viene catturato. No, porco. Come facciamo ad aggiungere le scritte, layout e tutto il resto? Io consiglio di fare una cartella, un folder. Ve lo create e vi ci mettete tutto dentro. Poi, per aggiungere l'alert box, qui avete l'opzione. Facciamo aggiungi. Aggiungi, e qui abbiamo la finestrella degli avvisi. La potete mettere, ridurre, aprire, tutto quanto. Mettete come più vi pare, io di preferenza la metto in alto a destra. E avete la finestra degli avvisi. Per configurarla fate tasto destro, proprietà. Ed ecco che qui abbiamo tutto quanto, l'alert e tutto. Qui per i bit ti fa vedere, ti fa anche aggiungere nuove icone in caso le vuoi cambiare. Se invece vuoi aggiungere delle tue icone personalizzate, devi andare su Media, fai Change Media, lo droppi da qui, te lo cerchi dovunque sia, tipo questo, ci clicchi, lo aggiungi, ci clicchi ed è diventato il tuo media. Quindi se ora provo a donare un bit, ecco, si vedrà l'icona che ho messo io. Poi, in caso vi volete mettere la chat, in schermo c'è il chat box. Lo aggiungete, chat box. Qui decidete come cacchio mettervelo, vi piace, fate don e avete la chat. Qui ogni volta che qualcuno scriverà, in live si vedrà quello che scrive, in questo puntino qui, questo quadratino. Poi, come aggiungere l'icona del clan, cioè image, eccolo, lo aggiungete. Qui io i loghi ce li ho già salvati, però voi non ce li avrete così, quindi vi uscirà così, fate aggiungi, e qui vi browsate dove avete salvato i loghi. Io l'ho salvati dentro una cartella sul desktop, ci clicchi, fai open, ed eccolo qui, fai done. E guarda quanto è bello e carino che se... Oddio, ho spostato tutto. Ricordatevi di lockare lo schermo, almeno se ci cliccate non si sposta. E guarda quanto è bello il mio login. Lo metti, ti ci fai le due cazzatine, lo metti in basso e te lo posizioni. Ecco. Poi la scritta. Aggiungete un'altra sorgente con il testo. Text GDI Plus. Io qui come prima ce l'ho già salvato, però ne creiamo un'altra. Allora, per avere questo font, che sarebbe quello delle scritte del clan, andate su Discord e in comunicazioni dovrebbe esserci l'Eorot font. L'ho visto sopra, mi sa. Eccolo. Quindi lo scaricate. Ve lo mette in zip, lo unzippate o in RAR e estrai qui. Ok. Lo estraete, ma non so se me l'ha estratto, l'ho detto io, sì. Qui avete tutti i font. Allora, io uso il primo, il 4RLK. Lo cliccate, lo installate all'interno del vostro computer. Poi, per vederlo su Streamlabs, lo dovete riavviare. Riavviate Streamlabs, ritornate qui, cercate Eorot, che sarà il primo font che trovate. Poi ci scrivete il nome del clan, che è Wulfedin, ma per scriverlo tutto bene carino come avevo fatto prima, vado sul regolamento. Eccolo, lo copiate, Wulfedin, lo incollate sul testo, così. Poi, come opacità, mettete 80%. E avete fatto anche per il testo. Eccolo qui, ce lo draghiamo, lo allarghiamo, che almeno si vede tutto quanto. Ed ecco la scritta Wulfedin. Qui andava scritto Wulfedin Clan, non solo Wulfedin. Quindi Wulfedin Clan.
Reclame. Eccolo. E ce l'abbiamo scritto tutto bello sotto il nome. Quindi questo era proprio un tutorial basilare su come far partire la stream e metterci anche due cazzatine. E l'abbiamo finito.